Da quella sera, in questa sera, vogliamo uniti pregare per Botton Angelo, Minella Serapino, Seben Angelo, Seben Giovanni, Seben Lodovico, Seben Martino, Benazer Domenico, Garbin Giuseppe, Minella Antonio, Minella Costantino. Raggruppiamo con questi nostri fratelli tutti i nostri cari che hanno portato poi le piaghe di questa sofferenza e di questa tragedia. Io, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo, Signore. Dona, Signore, ai nostri fratelli defunti che ricordiamo la pace tra i tuoi santi. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto, come io ritengo, brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state salvi. Che la notizia sia già giunta al vostro orecchio. Questa mattina, all'alba, è tornato nella casa del padre il nostro Don Piero. Andava bene, io l'avevo visto ieri sera, era alzato, mangiava, abbiamo anche scherzato, e questa notte improvvisamente, perché l'hanno trovato appunto così. Siamo fratelli.
Cristo Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Amen. 40 anni fa terminava una guerra che era scoppiata all'insegna della rapidità. Doveva essere una guerra lampo, invece sembrò che non dovesse mai finire. Se la sua durata fu ben più lunga di un lampo, infiniti invece i lampi e i tuoni che si sono scatenati per anni e anni sull'intera Europa, una buona parte del Nord Africa e del lontano Oriente, seminando distruzioni e stragi, sofferenza e morte sui vari fronti e tra le popolazioni indifese. Quando nel maggio del 1945 finalmente cessava quell'immane flagello, tutti gli uomini, vincitori e vinti, combattenti e civili, tirarono un grande sospiro, finalmente liberi. Ma liberi da che cosa? Anzitutto dal terrore, dalla paura, dalla disperazione, dalla fame, dalle privazioni. Per i soldati finivano finalmente le tremende e spaventose azioni belliche. I fucili erano una volta per sempre deposti. I cannoni tacevano. I bombardamenti cessavano. E più nessuno moriva colpito da armi nemiche o straziato nella carne da pallottole o da bombe. Per le popolazioni cessava un'epoca di terrore, di sacrifici, di fame, di allarme e di mitragliamenti. Si poteva finalmente andare la sera a letto senza la paura di essere svegliati di soprassalto da una pattuglia. Si poteva girare per le strade senza il timore di venire arrestati e deportati chissà dove. Si poteva stare tutti a tavola, in cucina, senza più tenere nascosti i giovani o gli uomini nelle soffitte o nelle cantine. E liberi da chi? Liberati dagli invasori che, dopo aver per anni spaventato e terrorizzato paesi e città, dopo aver rastrellato valli e monti, risalivano verso il nord, segnando il loro cammino ancora di stragi tra le popolazioni inermi e di distruzioni di ponti e strade nel tentativo disperato di uscire da un territorio diventato ancora più pericoloso per le azioni della resistenza partigiana, che braccava la loro lunga marcia attraverso un'Italia che voleva ritrovare una sua dignità, una sua indipendenza, una sua libertà. Liberati dal fascismo, che illudendo per anni i cittadini con il sogno di un impero intramontabile e l'esaltazione di una forza invincibile, aveva chiesto al popolo italiano il sacrificio della libertà politica, la resistenza autarchica alle sanzioni, la partecipazione ad una guerra voluta soltanto da un orgoglioso patto d'acciaio con una Germania nazista. E a chi dobbiamo la liberazione? 40 anni fa, a fine aprile, scattavano le grandi e definitive azioni della resistenza armata. Le pattuglie partigiane scendono dalle montagne, escono dai nascondigli. Gli operai delle grandi città industriali proteggono gli impianti dalla rabbia distruttrice del nemico. Nelle città si sente nell'aria odore di insurrezione popolare. Tutti avvertono che è vicino il crollo del regime di occupazione e la fine del regime fascista. Sono gli ultimi giorni di una resistenza, non soltanto partigiana, ma anche popolare, costellata di sacrifici e di generosità, di paure e di coraggio, di disperazione e di fierezza. Una resistenza sofferta da partigiani e civili, in montagna e nelle case, nelle città e nei villaggi, nelle canoniche e nei conventi. Una resistenza che ha unito nella ribellione gli italiani di varie età, di differenti orientamenti politici, di diverse culture. Una resistenza vissuta da uomini e da donne, da giovani e da ragazze,
da operai e da intellettuali, da borghesi e da sacerdoti, da politici e da vescovi. Tutti concordi nell'amore per la patria terra, per la libertà politica, per la dignità nazionale, per la fratellanza civile. E da lontano, anche da molto lontano, giungeva dai campi di concentramento l'eco della resistenza dei soldati prigionieri, che rifiutavano di barattare il ritorno in patria con il giuramento di fedeltà alla Repubblica di Salò. E dalle piazze delle nostre città, dai boschi delle nostre montagne, spezzavano i cuori le grida dei fucilati, soffocato dalla raffica dei plotoni di esecuzione, i respiri mozzati dalla corte del capestro, dalla corda del capestro, ultimi atti della rabbia disperata del nemico. Sulla porta di casa nostra, poi, il barbaro massacro di Botton Angelo, Minella Serafino, Sebben Angelo, Sebben Giovanni, Sebben Lodovico, Sebben Martino, Dell'Azer Domenico, Garbin Giuseppe, Minella Antonio e Minella Costantino. Nostri concittadini, che neppure l'eroica generosità del parroco Don Cavalli, offertosi a tonaca aperta al comandante tedesco, riuscì a salvare dalla fucilazione. Il loro sacrificio ha una sua particolare grandezza morale e una sua straziante drammaticità, il cui ricordo, anche se semplice, acquista dignità e nobiltà dal nostro raccolto e devoto silenzio, qui, davanti al sacello che ne perpetua la memoria.